terza vittoria di fila, abbiamo finalmente trovato la fiducia nei nostri mezzi. Siamo una squadra giovane, però giochiamo un buon pallone e riusciamo a creare qualche occasione gol che ci permette di vincere la partita. Subiamo pochi tiri. Penso che siamo una squadra quadrata e che possiamo fare bene a lungo per il percorso del campionato. E quando si vince ci si convince dai propri mezzi e quindi è più facile affrontare l'avversario, si è più sicuri nel giocare la palla, l'avversario ci si intimidisce e quindi riusciamo a far circolare bene la palla, a trovare i nostri spunti e riuscire a fare gol e vincere le partite. Conoscevi anche Emanuele Alabiso, qual è il tuo ricordo? Il ricordo di Emanuele è bellissimo, era un mio amico d'infanzia, dell'elementare, medie, superiori, catechismo, di comitiva. Ieri abbiamo fatto un murales qui sul muro per ricordarlo e domani saremo tutti in curva per dare l'ultimo saluto ad Emanuele. I ragazzi stanno dimostrando il loro valore e di conseguenza stanno venendo risultati. Ho chiesto loro di esprimersi nei migliori modi, in che senso? Dare personalità al gioco in maniera tale che comunque mostriamo tutti i nostri valori in campo. È da tre partite che ci riescono bene. I ragazzi si allenano duramente in settimana, proviamo e riproviamo schemi, e la domenica fortunatamente funzionano e di conseguenza arrivano i risultati. Eravamo rimaneggiati per qualche squalifica, per qualche infortunio tipo Gerrizzo, che ci manca tanto a centrocampo, ci mancano altre pedine fondamentali come Judice e Vullo, che sono appiedati dal giudice sportivo e mi rientreranno la prossima domenica. Oggi ho fatto un sacrificio per i ragazzi e sono a corto di fiato, si vedeva forse in campo, però bene così, abbiamo vinto e bene tutto quel che finisce bene. Siamo la sesta squadra della classifica e questo ci permette di giocare ancora più con serenità, anche perché il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza tranquilla, ricordando il fatto che noi abbiamo tantissimi under, oggi hanno segnato 98 e 96.